Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio canale Video Flash. Solo per segnalarvi questa offerta che già avete letto nel titolo e per farvi capire perché ho deciso di comprare appunto una GoPro Hero 8. È da tantissimi anni che vado in moto e da tantissimi anni che registro le mie uscite, anche quelle semplici con il gruppo di amici arleisti. Però dopo aver perso la mia GoPro 2 o 3, costata ai tempi parecchi soldini, ho deciso che non avrei più speso più di una certa cifra per un action cam e quindi sono andato avanti per tanti anni comprando action cam economiche, 50, 60, massimo 70 euro. E come vedete da quello che c'è qua davanti, mi ritrovo ad avere 10 action cam che quasi ormai non servono più a niente. Le ultime due le ho comprate l'anno scorso per un totale di quasi 150 euro di spesa, però sostanzialmente tutte queste action cam cinesi che troviamo su Amazon sono tutte uguali, cambia il nome, cambia la forma, ma poi hanno tutti lo stesso software, tutti lo stesso sensore, e non hanno una vera e propria ottica, quindi alla fine finalmente mi sono deciso, anche grazie alla piega che sta prendendo il canale e anche grazie a questa offerta che ora vi faccio vedere. Ho deciso di prendere la mia seconda, perché la prima fu una 2 o una 3, la mia seconda GoPro, una GoPro Hero 8 a 299 euro. Vi faccio vedere ora subito dove comprarla a questo prezzo e poi vi spiego brevemente, senza voler fare un video confronto tra la 8, la 9 e la 10, vi spiego brevemente perché ho scelto la GoPro Hero 8. Allora, qui ci sono solo un po' delle telecamerine che ormai sono diventate quasi obsolete. Le ultime, questa è una Zviz S1 e Zviz S6, che è l'ultima che sto utilizzando. Questa è una Surfola, la sto testando. Telecamerina che mi ha accompagnato in Tunisia, una TI 60+. Ce ne sono altre sparse ovunque, però effettivamente, ad eccezione delle Zviz S6, tutte le altre sono quasi di bassa qualità e quindi è arrivato il momento di migliorare la qualità video e la qualità audio dei contenuti che troverete nel canale, anche perché si inizierà con i motovlog. Allora, GoPro Hero 8 Black, sito ufficiale, 309 euro, 379 scontata, 309,998, 310 euro, e su Amazon è 389 ancora il prezzo, diciamo, standard. E troviamo un'offerta a 286, però attenzione, è su Amazon Warehouse, quindi è un usato. Attenzione perché chi non conosce questa sezione potrebbe fare qualche errore. 286 euro su Amazon è un usato. Dove l'ho trovata a 299 euro? Mi è stato segnalato da un amico che sa che stavo cercando un action cam per fare i motovlog o motovlog, e che avesse la possibilità di collegare un microfono per parlare all'interno del casco. MediaWorld, il prezzo era 329 euro fino a poco tempo fa e in negozio ancora è 329 euro. 299,99 il prezzo solo online. Poco importa perché alla fine potete comprare online e ritirare in negozio. Oppure 4,99 euro in più per farvela arrivare a casa. Comunque 299,99 300 euro per quello che ho potuto vedere io, perché è un bel po' che cerco di acquistare un action cam seria, ma poi ho sempre spese più urgenti da fare e l'ho lasciata sempre in coda. Credo che sia il prezzo più basso mai raggiunto da una Hero 8 Black e quindi ragazzi approfittatene, perché non c'è scritto che effettivamente c'è un numero di pezzi limitati, però non si sa quanto dura. GoPro Hero 8 Black, MediaWorld solo online, 299 euro. Ora, prima di comprare la 8, già nei giorni precedenti, ho visto diversi video nel confronto con le varie action cam della DJI, oppure con la Hero 9 o con la Hero 10. In tutti i video che ho visto, le GoPro comunque vincono sempre rispetto a tutti gli altri brand, anche per un rapporto qualità-prezzo, numero di accessori, compatibilità. Ormai la GoPro è nel settore action cam da tantissimi anni, anche se alcune action cam di altri brand hanno qualcosina in più, però nel complesso la GoPro vince sempre. Riguardo al discorso, sì, però ora c'è la 10, ora c'è la 9, ok, va bene, sono d'accordissimo.
Se avete la possibilità di spendere oltre 500 euro per la 10, va benissimo, prendete la 10, sono sicuramente soldi spesi con degli upgrade rispetto alla 8. Però quello che è comune in tutti i video che ho visto almeno una ventina di diversi youtuber, che tutti consigliano, se hai la 8 non è quasi obbligato il passaggio alla 9. Le migliorie sono così poche che non si giustifica il fatto di dover spendere altri 400 euro per avere un action cam che fa poco di più della 8. Il passaggio alla 10 ci sta se effettivamente si pensa di sfruttare le caratteristiche in più che ha la 10 rispetto alle 8. Una tra tutte è la nuova tecnologia di stabilizzatore d'immagine. Ora non mi ricordo il nome, ma siamo alla terza versione. Che sicuramente stabilizzatore d'immagine che rispetto all'8 è sicuramente migliorato, ma nella 8 siamo già ad uno stabilizzatore di qualità elevatissima, nulla paragonabile alle telecamerine da 50-60 euro che si trovano su Amazon. Altro discorso da non sottovalutare, per quanto mi riguarda ad esempio, io mi interessa registrare a una risoluzione non oltre i 2K con almeno 60 se non 120 fotogrammi per secondo, perché facendo video nelle uscite in moto il video è molto più fluido. Non registrerò mai a 4K, quindi della 8, figuriamoci a 5K o a 5.3, a 5.5 della 10. Anche perché non ho il computer adatto, anche se c'è una bella lucina rossa, ma il computer è parecchio scarso. Non ho il computer adatto poi per gestire un file così grosso, per montare un file in 4K o in 5K. Quindi io ho deciso di acquistare la 8, perché comunque registrerò al massimo in 2K, 60-120 fotogrammi per secondo, e perché mi dà la possibilità, anche con un po' di noie dovute al media mod o all'adattatore per microfono, di poter attaccare un microfono da inserire all'interno del casco e parlare mentre faccio i video. Niente ragazzi, va bene, ho voluto fare una veloce sintesi di quelle che sono le motivazioni che mi hanno portato a scegliere la 8 rispetto alla 9 e rispetto alla 10, ma sostanzialmente la cosa principale che mi ha portato a scegliere la 8 è il prezzo, perché in questo momento non avrei potuto comprare né la 9 né la 10, ma il fatto che la 8 si trova a 299 mi ha dato la possibilità di arrivarci. Ho fatto un piccolo sforzo e l'ho acquistata. E ora finalmente i video che vedrete nel canale avranno una qualità migliore, sia audio che video. Ultima cosa ragazzi che stavo dimenticando, infatti sto montando già il video, è solo per darvi qualche input per andare a cercare informazione nei video più completi di questo. Naturalmente non finisce con la spesa dei 300 euro, perché non c'è quasi niente all'interno della confezione, forse c'è solo la GoPro, forse c'è solo un adattatore, non c'è niente, quindi dovete comprare magari un kit di accessori, questi da 15-20 euro che ci sono mille cosine, mille accessori, distanziali, viti, staffette, supporti, e vi metterò eventualmente il link in descrizione, se non volete perdere tempo cliccate direttamente nei link. Dovete comprare il guscio protettivo che conviene, e la GoPro 8 rispetto alla 9 rispetto alla 10 non ha l'ottica, diciamo il vetrino intercambiabile, quindi o comprate una protezione in vetro temperato, oppure comprate quelle finte ottiche, quei gusci che sono magnetici. È vero che ho letto e visto tanti video che questi magnetici si perdono facilmente, però magari si può attaccare con un po' di nastro, dipende l'uso che ne fate comunque, e delle batterie. Ho visto dei link dove ci sono kit di 3 batterie con il caricatore, perché la batteria originale dura veramente poco, 40-45 minuti, quindi calcolate oltre alla spesa della GoPro almeno altri 50 euro se non vi interessa registrare da microfono. In quel caso la spesa aumenta, perché ci sono i 70 euro del media mod o dell'adattatore più il microfono lavalier e altri accessori. Vabbè, vi sto dando gli input, poi cercate su YouTube i video dedicati, ce ne sono tantissimi, però comunque vi metterò in descrizione i link di tutte queste cose qua, che sono le cose che ho già acquistato io. Io la telecamerina l'ho già acquistata, però tiro in negozio da giorno 7 marzo, ancora l'action cam non ce l'ho, però ho già acquistato tutti gli accessori. Quindi vi ripeto, MediaWorld, GoPro Hero 8 Black, 299 euro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!